E presso la sala multimediale del Palazzo Dogana è stata ospitata questa mostra personale di Luigi Rodio, dal titolo Blu Mistico. Ecco, perché, cosa evoca questo titolo dato alla sua mostra? Ma il blu rappresenta un po' il colore che io utilizzo prevalentemente nelle mie opere, e la maggior parte delle opere che sono esposte sono notturni, quindi opere dedicate alla notte, in cui vado a ricercare le luci, che possono essere luci di stelle o lampioni, fari di auto, qualsiasi elemento luminoso che possa rappresentare quindi una luminosità, un'apertura nell'oscurità, quindi rappresento l'oscurità nel quale però emerge la luce, attraverso queste piccole lucine distanti, molto evocative, che poi ognuno può seguire con propri percorsi. Ecco, sottolineiamo i materiali usati, anche insomma le varie tecniche. Ma io principalmente lavoro su carta. Quindi ad esempio queste opere sono, alcune sono su carta, alcune sono su tela, utilizzo tecniche miste o tecniche ad olio, insomma spazio molto, ultimamente moltissimo anche con gli inchiostri, con acrilici, comunque materiali riscrivibili, anche perché io quando dipingo amo molto l'impronta istantanea, quindi mi piace pensare per lungo tempo l'opera, però poi l'esecuzione deve essere rapida, quindi a meno che non decida di fare un olio, quindi gli occorre molto più tempo per farlo asciugare, però per esempio del genere utilizzo materiali appunto riscrivibili, penne, pennarelli, qualsiasi cosa si possa asciugare, poi d'estate è pure più semplice. E passiamo invece a un altro aspetto che è un elemento innovativo, bello appunto di questa mostra, che è l'audio cromatico. Esatto, questa tecnica in realtà l'ho ripresa da un grandissimo autore del Novecento, che è Kandinsky, infatti queste opere richiamano moltissimo alla scuola del Bauhaus, che è un po' la mia scuola di riferimento, del Bauhaus e anche del neoplasticismo. Questo perché mi permette di lavorare tramite accostamenti di colori, quindi colori molto netti, precisi, e ho utilizzato questo linguaggio perché Kandinsky era un sinesteta naturale, ovvero lui percepiva suoni attraverso i colori. Questa è una caratteristica che hanno pochissime persone al mondo. Ricordiamo Kandinsky per quanto riguarda la pittura e Scriabin invece per quanto riguarda la musica. Ecco, questi sono i due autori principali sui quali mi sono ispirato per creare questa tecnica audiocromatica, ovvero tecnica che unisce il colore al suono, ed è una tecnica che utilizzo anche a scuola con i ragazzi, con ottimi risultati. Insomma, quest'anno ho lavorato a Faeto, abbiamo fatto delle cose molto, molto, molto belle. Praticamente, in parole povere, in cosa consiste? Ad ogni singolo colore, per ogni singolo colore vengono creati dei piccoli file sonori. Solitamente sono dei file molto astratti, effetti, molto fantascientifici, perché essendo arte astratta ho pensato di creare anche dei suoni astratti, mentre ad esempio nella tecnica che utilizzava Kandinsky o anche Scriabin o anche altri autori che si sono dedicati a questo argomento, questo importante argomento, loro invece facevano riferimento a suoni della scala musicale e anche timbri di strumenti, quindi violino, violoncello, il do, il re, mentre io ho portato questo nella modernità, quindi utilizzo sintetizzatori, quindi suoni appunto elettronici e effetti sonori. Quindi praticamente l'autore, ecco qui in questo caso c'è una leggenda, io corredo l'opera di una tabella dove sono segnati i colori e poi a fianco il colore delle tracce.
Tramite una audioguida, un MP3, un computer, una qualsiasi postazione che possa permettere l'ascolto, lo spettatore può scegliere liberamente un colore, quindi ad esempio giallo, traccia numero 3, e ascoltare il giallo. Ma questo non è riferito poi soltanto all'opera, può essere riferito anche all'intera sala, cioè appunto deve essere una percezione del colore attraverso il suono. Poi non è detto che la persona debba necessariamente riconoscere quel colore in quel determinato suono, è semplicemente un esercizio di stimolazione del cervello. Quindi in pratica attraverso questa tecnica pensato di sviluppare, di portare un po', ecco, alla luce queste capacità sinestesiche che comunque sono presenti in ognuno di noi. Cioè, se noi vediamo un colore, il giallo, e diciamo cosa possiamo associare a questo colore, quale frutto può venire in mente, il limone, o quale sapore potrebbe suggerire il giallo, molti sicuramente diranno un gusto aspro. Questo perché dentro di noi sono presenti delle piccole connessioni sinestesiche. Ecco, io attraverso questa tecnica molto semplicemente creo queste connessioni in modo artificiale, perché alla fine è un gioco, con i ragazzi ci divertiamo moltissimo, li faccio improvvisare, li faccio scegliere un colore. Ecco, ad esempio con loro prendo un'opera del Novecento di un autore noto, ma anche opere fatte da loro, li faccio scegliere un colore e loro devono individuare il suono attraverso dei suoni che li faccio ascoltare io, che si addice a quel colore. Quando l'hanno individuato, loro improvvisano, attraverso poi delle tecniche, ora non mi dilungo chiaramente, registrano questi suoni e poi creiamo insieme dei mixaggi. Quindi è un modo, diciamo, alternativo, diverso anche per avvicinare i ragazzi alla musica e all'arte. È un gioco alla fine, non, così come poi tutta l'arte.